è il dolore di una madre, cari amici. La patrona di Miss Italia denuncia il figlio. Lo faccio per salvarlo dalla droga. Vedete, cari amici, la droga è proibita, la droga viene gestita dalla malavita. Ma chi vuol far uso della droga si droga lo stesso, anche se la droga è proibita. Il dolore di una madre, vedete? È potente questa madre, però ha denunciato il figlio perché il figlio è schiavo della droga. E da chi la compra la droga? La compra dalla malavita. Il figlio di questa mamma fa arricchire la malavita. È per questo motivo, cari amici, che io dico sempre che la droga deve essere legalizzata. Le droghe, tutte le droghe, devono essere vendute in farmacia, in tabaccheria. Così la malavita piange. È vero, i giovani continueranno a drogarsi, ma la malavita sarà messa in ginocchio. I soldi li prenderà lo Stato. E lo Stato potrà fare dei grandi centri di disintossicazione e soprattutto i giovani non dovranno più svenare i loro genitori per comprare la droga, perché di certo lo Stato la droga la metterà in circolazione a un prezzo inferiore a quello della malavita. In più sarà una droga pulita, non sarà una droga tagliata, capito, cari amici? Per cui adesso tutti in libreria a comprare questa opera storico-mitologica che vi spiega come vanno le cose in patriarcato. Ok, cari amici? Bene, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.